Quando si parla di persone con disabilità, spesso ci si riferisce ai genitori, alle loro preoccupazioni sul futuro e la vita dei propri figli. Molto raramente invece si punta il focus sullo stato emotivo e psicologico del fratello o della sorella che non vive quella disabilità. A Pescara è stato istituito un percorso condiviso che ha visto mettere in stretto contatto i due fratelli senza la presenza dei genitori, che spesso si frappone nella loro relazione. Noi abbiamo pensato di fare questo convegno, questo progetto, proprio per la crescita di questi fratelli che magari non si trovano poi impreparati quando noi non ci saremo più e si trovano ad affrontare tutte le problematiche del fratello e non sono preparati, quindi renderli più maturi, più responsabili, ma anche farli stare fra di loro, conoscersi con altri fratelli per condividere che i problemi di tutti sono identici, cioè si sentono a volte trascurati dai genitori, a volte magari si sentono i sensi di colpa, ma comunque sono dei fratelli veramente molto molto forti. Il senso di colpa purtroppo spesso limita la vita del fratello non disabile che vive una vita fatta di privazioni come profondo gesto d'amore verso l'altro. Mio figlio, che è anche un ragazzo gemello del fratello che lo adora, però magari io vedevo che lui quando era adolescente usciva poco, quando era piccolino, perché magari dice ma perché io sto bene e lui non sta bene, quindi questi sensi di colpa si manifestano magari con delle attenzioni, con dei mutismi, con dei periodi magari a scuola che non va bene e poi però la famiglia si è unita, si è attenta, se ne accorge, adesso sono dei fratelli stupendi.